la passeggiata che abbiamo fatto. È carina la Cera Superiore. Sì, è molto carina. Ora ti faccio vedere il tuo monumento, che non hai ancora visto. Andiamo a battistare con le piste. Ok, andiamo. Tu chi sei? Perdonatemi, sono Platone da Atene e mi trovo qui per un simposio sulla bellezza. Quindi non ho potuto fare a meno di udirvi ed intervenire io stesso. Il bello, gentili fanciulle, è ciò che offre all'occhio e alla mente proporzione ed armonia, ordine e misura. Pian piano, poi, allontanandosi da tutto ciò che è corporeo e sensibile, si giunge l'idea del bello, perfetta, eterna, immortale. Ma su, entrate e partecipate anche voi all'incontro che ogni 100 anni organizziamo nei luoghi più belli del mondo terreno. Andiamo! Ma perché vi incontrate qui e non in un bel prato fiorito che è molto più bello? L'arte dell'uomo non è altro che imitazione della natura. Ecco perché siamo qui. E poi in un prato non potremmo ascoltare le dolci note, né gustare la frutta, e neppure godere della bellezza di ancelle che danzano. Su, andiamo! Oh maestro, ci stavamo proprio chiedendo dove fosse finito. Oh Socrate, spiegavo alle nostre uditrici cittadine che questo luogo, un tempo soave, oggi più invaso dal caos, quanto l'idea del bello sia perfetta, eterna, immortale. Sarà caotica, ma certamente più ricca di un tempo. Non dalle ricchezze, ma dalle virtù nasce la bellezza. Ad una persona buona non può capitare nulla di male né in vita e né in morte. Per chi intraprende cose belle, è bello soffrire, qualsiasi cosa gli tocchi. Io sono Aristotele da Stagira e dico che la bellezza è il dono di Dio ed è la migliore lettera di raccomandazione. È vero, infatti la figlia della mia vicina di casa è stata assunta solo perché è bella. Chiedo scusa. Io sono Democrito e ti dico, non temere fanciulla, l'orgoglio della gioventù sta nella forza e nella bellezza. Lasciamo la descrizione a chi la dà d'età. La vera bellezza è quella dell'anima, che risplende quando un uomo sopporta una sventura dopo l'altra. Non perché egli non la sente, ma perché è un uomo di tempra elevata ed eroica. Io sono Teofrasto di Reso e vi dico che non dovete spendere il vostro tempo a discutere di bellezza. Il tempo è la cosa più preziosa che non possa spendere. Spendetelo piuttosto per correggere la bruttezza che deriva dai brutti caratteri, l'essere bugiardi, la viltà, la maleducazione, la maldicenza, il contarballe e tanti altri ancora. Io sono Ipazia e vi dico che nella vita tutto torna, caro Teofrasto. La cattiveria torna al mittente, l'amore a chi l'ha donato, le bugie a chi le ha dette, l'invidia a chi la sente, la ruota gira per tutti. Io sono Santippe, moglie di Socrate. Cari signori, state qui a filosofare, ma se passa una bella fanciulla, non disdegnate di ammirarne la bellezza. Della donna solo questo si può ammirare,
visto che essa è inferiore all'uomo per natura, vero Assiotea? Già, per essere accolta nella cerchia dei discepoli di Platone, dovetti travestirmi da uomo, fasciandomi il petto con delle strisce di cuoio e tagliandomi lunghi capelli, nascondendo così la mia natura, quella natura di donna che secondo te, maestro Platone, e te, Aristotele, era priva persino dell'anima. Come sono cambiati i tempi? Oggi le donne ricoprono incarichi importanti e riguardo all'anima, come si fa ad affermare che esse ne sono prive? Nell'Accademia di Platone la donna non contava nulla, ma io ho riscattato quell'idea di donna schiava. Fui data in moglie a Paonio, ma detestavo quella vita. Chiesi al padre di essere venduta come schiava. Fui mandata a lavorare nelle antiche miniere che fornivano argento ad Atene. Fui riscattata e liberata da un benefattore che tempo prima aveva ascoltato il mio discorso, che demoliva la pratica della schiavitù. Assomigliava a delle statuette che furono ritrovate nei resti delle miniere. Fui da subito venerata come dea della libertà e diventai simbolo della lotta alla schiavitù, sfidando tutti i preconcetti dell'Accademia di Platone e Aristotele. Ma a scuola abbiamo imparato che i poeti del Duce Stilnovo ritenevano che la donna fosse un angelo venuto da cielo in terra a miracolo mostrare. Oh, mia maestra di Otima, e lei cosa ne pensa? Come sa, mio caro Socrate, ne parlammo tanto. La bellezza è una condizione destinata a rimanere uno stato di felicità solo potenziale. Infatti, il possesso della bellezza, precluso agli esseri umani, è una prerogativa esclusiva della natura pienamente divina. Ognuno dunque diventa anzitutto deiforme e bello, se vuole contemplare Dio e la bellezza, che è l'unica idea visibile, capace di guidare l'anima nel suo cammino di ritorno all'uno, fonte di ogni bellezza. Sì, Plotino, io Kant dico, il bello è ciò che procura una soddisfazione di carattere universale. Le cose non sono belle per la loro intima costituzione, ma perché sono capaci di rendere armoniose le nostre forze spirituali. Cioè, se ho ben capito, sono capaci di suscitare in noi un'armonia come l'effetto che procura ascoltare un concerto o vedere un paesaggio? Brava la nostra signorina moderna! Io, Benedetto Croce, vi dico ragazze che il bello non è un fatto fisico, non ha nulla a che vedere con l'utile, col piacere, col dolore e con la morale, è solo ciò che produce uno stato d'animo libero da ogni interesse, logico o pratico. È un momento della vita dello spirito. Io, Pizziade, figlia di Aristotele, vi chiedo se davvero parlate dello spirito. Signorine, guardate questo luogo, bello, bellissimo. Come fa ad affermare che il bello non è un fatto fisico? Sì, questo luogo è bellissimo. Mi è piaciuto molto anche il simposio. Discutere insieme su un argomento come la bellezza è stato esaltante. Agli esami di maturità tratterò questo argomento e mi iscriverò a lettere e filosofia. Grazie a tutti voi signori e grazie Elina per questa meravigliosa esperienza. Peccato che non sei della nostra epoca, altrimenti avrei potuto affidarti alla saggia Aspasia, maestra di retorica. Io sono Aspasia, allieva di Platone, e fui spesso destinata all'educazione delle giovani spose. Le addestrai alla forza persuasiva delle parole, ma di certo non potrei insegnare la retorica alle fanciulle di quest'epoca, che vedo essere sveglie e disinvolte, e capaci di farsi valere. Questa è la vera bellezza di una donna. La paura oggi di non essere belle è la prova dolorosa della perdita di contatto con me, che sono Afrodite, dea della bellezza. Il culto al valore che rappresento ha poco a che fare con i canoni della bellezza, come li concepisce la vostra cultura d'immagine. La bellezza è più uno stato di grazia in cui si fondono fascino ed audacia che l'adesione ad un canone stabilito. Ho sempre pensato che per noi la bellezza è solo un problema estetico, invece è un valore molto più profondo. È stato bello essere qui. Grazie a tutti.